Ciao, mi chiamo Emanuele Crespi, ho 29 anni, sono di Milano, mi sono laureato presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Milano in un corso in politica internazionale. Mi sono avvicinato al Master ISPI in International Cooperation for Development, quasi per osmosi familiare, che per anni ho avuto una parente che ha lavorato per Medici Senza Frontiere in diversi paesi africani e i suoi racconti hanno sempre avuto un grosso fascino per quanto dato l'interesse che io nutro nei confronti di quelle che sono le relazioni internazionali, i rapporti del mondo occidentale con i paesi in via di sviluppo. Io vengo da un'esperienza in politica svolta all'università durante gli studi, esperienza non finita benissimo e uscito dall'università. Cercavo qualcosa che mi desse la possibilità di potermi rimettere in gioco come durante le esperienze che ho vissuto. Ho capito che il Master in International Cooperation avrebbe potuto darmi tutto questo il giorno dell'Open Day e devo dire che alla luce di come è andato quest'anno è stata la scelta più giusta che potessi fare. È stato un anno incredibile, è stato un anno faticoso, è stato un anno eccitante, e penso che lo rifarei se potessi altre 10 volte, perché mai come questa volta mi sono trovato immerso in un clima estremamente stimolante, sia per come è stato strutturato il master, per i docenti invitati, in particolare per il corso di Project Cycle Management tenuto dal dottor Schunk, che solo questo probabilmente sarebbe valso la quota di iscrizione al master. Dall'anno prossimo sarò in Camerun con la delegazione dell'Unione Europea presso la sezione politica, informazione, economia e commercio. Sarà un'esperienza particolare perché comunque non è strettamente legata a quello che abbiamo usato quest'anno, ma che affronto con grande entusiasmo perché durante l'anno abbiamo studiato il ruolo di diversi attori e ritengo che l'Unione Europea, in particolare con le delegazioni sul campo, sia in questo momento l'attore che possa più dare al mondo della cooperazione internazionale. Quest'anno lo rifarei anche perché per la prima volta ho trovato persone con i miei stessi interessi, nonostante avessimo tutti caratteri differenti, ho trovato persone con le quali mi sono trovato benissimo e credo che tutto quello che sia uscito quest'anno non sarebbe mai successo, non sarei mai riuscito a tirarlo fuori se non li avessi trovati. Quindi io davvero consiglio, soprattutto per chi magari all'università non ha avuto esperienze particolarmente piacevoli, consiglio vivamente questo master perché credo che davvero valga la pena di essere svolto. Grazie.